C'è un'immagine che abbiamo usato nell'editoriale di questo numero ed è quella del cesto delle parole, un'immagine tratta da una fiaba, è molto significativa a mio avviso perché dice che le parole sono qualcosa da custodire, da conservare, da non perdere, da non disperdere, ma sono anche qualcosa da ritrovare e da avere il coraggio di mettere in circolo, di far venire fuori le parole vere, quelle autentiche, quelle che ci consentono di incontrarci, quelle che ci consentono di accoglierci reciprocamente, quelle che aprono il nostro sguardo sulla realtà, che non ci fanno chiudere. E queste parole abbiamo bisogno di tenerle care, di non lasciarle cadere in fondo allo stagno, come quel cesto delle parole di cui si parla nella fiaba, perché può accadere che queste parole siano come sommerse, come cancellate dal rancore, dalla delusione e lasciano, nel perdersi, lasciano un vuoto che viene invece riempito dalla rabbia, dal rancore, dalla violenza. Ecco, questo è quello che dobbiamo assolutamente evitare che accada.